L'hospice di Lanciano, il primo hospice d'Abruzzo ed una eccellenza per le cure palliative, rischierebbe la chiusura insieme alla rete delle cure palliative domiciliari del territorio frentano per carenza di personale medico ed infermieristico. E quanto denunciato da rappresentanti di forze politiche ed associazioni questa mattina in un sit-in insieme per dare la sveglia alla ASL, per conoscere progetti e futuro della struttura che nel 2023 ha effettuato 161 ricoveri, mentre la rete domiciliare delle cure palliative ha avuto in carico 770 pazienti. Rosetta Madonna, segretario cittadino del PD a Lanciano, oggi un sit-in per difendere l'hospice. Certamente ci siamo tutti, c'è il coordinamento Uniti per la Salute con uno slogan che abbiamo coniato per questa manifestazione fondamentale, importantissima, hospice. Più personale, più fondi. Più personale, più fondi per una struttura di eccellenza, non solo per il nostro territorio ma per il nostro Abruzzo, che si vuole forse depauperare. Silvio Paolucci, consigliere regionale, le ha fatto proprio un'interrogazione per salvare questa struttura, l'hospice. Sì, martedì ci sarà la capigruppo, chiederò come primo punto del prossimo consiglio l'inserimento dell'interpellanza rispetto all'hospice di Lanciano, perché noi vogliamo conoscere effettivamente quali sono le prospettive, tenuto conto che peraltro il consiglio regionale di questi giorni ci dice che i tagli saranno importanti in ragione del fatto che hanno prodotto 128 milioni di euro di disavanzo, di cui 42 solo la ASL di Chieti. Non capisco come possa essere promosso il direttore generale di questa ASL che produce debiti, taglia i servizi, taglia il personale per esempio dentro l'hospice qui a Lanciano e viene addirittura promosso a pieni di voti con un premio di produttività anche lautamente ricompensato. Il sit-in di questa mattina ha sollevato anche il problema più ampio della sanità nell'area frentana, il consigliere regionale Francesco Taglieri. Abbiamo visto in queste ore e stiamo continuando a vedere quelle che sono le carenze e la mancanza di impegni che poi rischiano di portare a chiusura realtà virtuose come l'hospice, che sono dei modelli che sui quali bisognerebbe investire, e invece sembra che questa direzione strategica e che questa maggioranza hanno totalmente abbandonato.